Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che per mezzo dell'Apostolo Giovanni ci hai rivelato la misteriosa profondità del tuo Verbo, donaci l'intelligenza penetrante della parola di vita che egli ha fatto risuonare nella tua Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figliuoli miei, quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita. La vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Parola di Dio. Il Signore regna, esulti la terra,
gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono. Giustizia e diritto sostengono il suo trono. Gioite giusti nel Signore. I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Gioite giusti nel Signore. Una luce è spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore. Gioite giusti nel Signore, della sua santità celebrate il ricordo. Gioite giusti nel Signore. Alleluia, 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 alleluia. Noi ti lodiamo Dio, ti proclamiamo Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala corse e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Parola del Signore. Oggi celebriamo la festa di San Giovanni, Giovanni Apostolo. Quali sono le caratteristiche di questo Apostolo che la tradizione dice che essere stato il discepolo prediletto? Potremmo dire che sono tre. La prima è che era un discepolo che per essere tale non solo ha imparato una lezione da Cristo, maestro, ha vissuto con Cristo. Quindi se noi vogliamo essere discepoli di Cristo, non solo dobbiamo leggere il Vangelo o anche altri libri di meditazione o di teologia, ma vivere con Cristo. Quindi viverlo attraverso i sacramenti e soprattutto la Messa. C'è un episodio che a me ha sempre colpito di Giovanni, quando nell'ultima cena
lui mette il suo capo sul petto di Cristo. Per me è l'esempio della confessione. Chi non avrebbe voluto essere al posto di Giovanni il Battista e mettere la sua testa sul cuore di Cristo? Giovanni l'ha fatto, ma ogni volta che noi ci confessiamo facciamo la stessa cosa, perché imploriamo la misericordia, non ci mettiamo sul cuore di Cristo per avere delle informazioni, ma per essere formati. Cristo non è solo una parola che informa, è una parola che forma, nel senso proprio letterale del termine. Quando la Madonna disse di sì all'angelo, l'informazione dell'angelo formò il suo corpo, tant'è vero che cambiò anche fisicamente. Se noi non cambiamo fisicamente, perché solo la Madonna ha potuto portare Cristo fisicamente, noi dobbiamo cambiare almeno spiritualmente, mettendo il nostro capo sul petto di Cristo, chiedendo la sua misericordia. L'altro aspetto di Giovanni è che era un teologo. Teologo vuol dire colui che parla di Dio. E come abbiamo sentito nella prima lettura, dice: quello che abbiamo visto, quello che abbiamo udito, lo annunciamo anche a voi. Ma voi sapete che la Bibbia non è anche di solo una informazione che ci è data di quello che un altro ha fatto, ma chiede a noi di fare lo stesso. Ma come possiamo vedere Cristo? Come possiamo toccare Cristo? Come possiamo fare esperienza di Cristo? Il modo privilegiato è quello dei sacramenti e il vivere la Chiesa. Certo, lo vediamo nei segni, però se noi vediamo un fumo sappiamo che c'è il fuoco, è un segno. Se vediamo la bandiera sappiamo che è il simbolo della patria, è un segno. La differenza è che i sacramenti sono segni efficaci. Quindi se noi vogliamo parlare con Dio e parlare di Dio, essere dei teologi, non occorre tanto leggere i libri. Oddio, se uno li legge tanto meglio, ma la conoscenza cristiana non è solo una conoscenza di testa, di intelligenza, è una conoscenza del cuore, tanto che un santo francescano diceva: non si entra nella verità se non attraverso la carità. È l'esperienza che una coppia fa di sposi, è un'esperienza che fanno i genitori conoscendo i figli non solo con l'intelligenza ma con il cuore. Quindi noi dobbiamo chiedere al Signore questa conoscenza del cuore, questa conoscenza dell'amore. Purtroppo nella mentalità corrente si pensa che l'amore sia un'emozione, o è ridotto a un'emozione, no? È anche un'emozione, è anche giustamente un sentimento, ma nella tradizione cristiana l'amore è una virtù, cioè un'abitudine costante regalata da Dio, perché è una virtù teologale. E cos'è allora l'amore, se possiamo dare una definizione o sceglierne una fra le tantissime? L'amore è il dono di sé commosso, come ha fatto Cristo in croce. Il segno che lui ci ha amato è che è morto al nostro posto, quindi si è donato completamente. Giovanni l'Evangelista ci ricorda che per essere teologi occorre mettere il capo sul petto di Cristo, occorre incontrare Cristo, perché l'esperienza di Cristo non è fare la prova, è fare una prova, una conoscenza per contatto, ma con un criterio. E il criterio è quello del desiderio del nostro cuore che cerca l'infinito e lo trova nel bambino Gesù. Infine, Giovanni è stato anche il veggente a Patmos. È morto in questa isoletta vicino alla Grecia, molto anziano, e lui ha una visione e la descrive nell'Apocalisse, che vuol dire rivelazione, non vuol dire cosa tremenda. È l'ultima rivelazione, infatti è l'ultimo libro che compone la Bibbia. Qual è il cuore di questa Apocalisse, di questo veggente? Che lui ha visto
La gloria di Dio l'ha descritta e descrive Cristo come agnello. E la cosa interessante è che Cristo, l'agnello immolato, quindi è sgozzato, ma sta in piedi e ci salva. Quindi qual è la lezione che viene da questo fatto? Che se noi vogliamo essere discepoli di Cristo, se vogliamo conoscere Cristo, dobbiamo immolarci con Lui. E questo ci fa difficoltà. Ci aiuti in questo San Pio, perché lui veramente ha imitato Cristo non solo nelle stimmate, che è già una cosa grandiosa, ma nell'essere con Cristo agnello immolato e partecipare alla liberazione nostra attraverso la sua sofferenza, cioè attraverso il dono di sé. Chiediamo quindi al Signore di fare altrettanto. Dopo l'omaggio a quanti hanno completato col loro martirio la missione di Cristo, onoriamo oggi la memoria di quanti attraverso la pratica della verginità hanno meritato di seguire il Salvatore più da vicino. La loro schiera è numerosa e la loro intercessione assicura slancio e respiro alla nostra preghiera. Preghiamo insieme e diciamo: donaci amore, Signore. La missione di ogni credente è duplice: vedere e proclamare, perché, fatti termine dell'attenzione e delle grazie del Signore, avvertiamo il dovere di guidare a Lui anche i passi e i pensieri di tanti fratelli. Preghiamo. Per mezzo del battesimo siamo stati ammessi nell'intimità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Perché la nostra vita sia all'altezza di tanta dignità e renda gloria alla Trinità che ci ha creato, redento e santificato, preghiamo. Non furono molti i particolari che Pietro e Giovanni notarono nel sepolcro vuoto. Eppure furono sufficienti per confermare in loro una solida fede. Sappia ciascuno di noi cogliere nella scrittura, nella storia del mondo, nelle vicende della Chiesa, un alimento continuo per una sempre maggiore adesione a Dio. Preghiamo. A Natale una mangiatoia accoglie Dio. A Pasqua un sepolcro deve lasciar libera la sua preda. Perché rispettiamo gli imprevedibili eppure provvidenziali e illuminanti modi di procedere dell'Altissimo, preghiamo. Già qua giù ogni battezzato è in stretto e in continuo rapporto con Dio. Tutti i defunti siano ammessi a godere del suo amplesso beatificante, preghiamo. O Gesù, Signore, che hai lasciato la sicurezza dell'ovile celeste per prendere la guida della tua Chiesa, popolo pellegrinante, fa che dinanzi ai prodigi del tuo amore sappiamo ravvivare la nostra unione con te e trascinare ai tuoi piedi il mondo intero, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, o Padre, i doni che ti offriamo e fa che attingiamo da questa mensa la conoscenza viva del mistero del tuo Verbo, che rivelasti a Giovanni, apostolo ed evangelista, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nel mistero adorabile del Natale, Egli, Verbo invisibile, apparve visibilmente nella nostra carne per assumere in sé tutto il creato e sollevarlo dalla sua caduta. Generato prima dei secoli, cominciò ad esistere nel tempo per reintegrare l'universo nel tuo disegno, Padre, e ricondurre a te l'umanità dispersa. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode. Padre Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricorda di Padre della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nel nome di Gesù, Re di pace, scambiamoci un segno di accoglienza. Gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto la parola e io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te.
non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente, per la forza misteriosa di questo sacramento, il tuo verbo fatto carne, che l'apostolo Giovanni ha visto e annunziato, dimori sempre in noi, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.